Vi chiedo scusa, sono capitato proprio in un momento dopo Lucca Comics, dopo Ceccherini e dopo Gibi e Maccio, penso che tracollo totale. Ho rovinato il podcast che seguo. Adesso tra 2 settimane non avrò una puntata da sentire. Buonasera a tutte, buonasera a tutti, benvenuti alla puntata numero 139 di Tintoria. Applauso. E vai. Alla mia destra Stefano Rapone, co-conduttore, ragazzo della cui bellezza si è parlato, ma forse non abbastanza. Ormai posso dire sfiorita, se posso dire. Una bellezza. Se posso dire, sono invecchiato di colpo. Quindi. Sei invecchiato di colpo, è quindi... vero. Però io ti vedo sempre come un fanciullo. Radioso. Sì, esatto. Bene. Come stai? Un po' stanco. Un po' stanco, ci sta. Più del solito. Più tu? Del solito, quindi tu? Parecchio. Sì, tu stai bene? Io sto abbastanza bene, sono sincero. Ti senti invecchiato? Mi sento un po' vecchio, sì. Perché ho fatto gli anni e quindi mi è arrivata... Lo vogliamo dire? Cosa? Che ieri... Sì. Ieri era il compleanno di Stefano. Sì, lo diciamo. Passato... Grazie. L'ho fatto io, sono uscito da una vagina. Bravissimo. 36 anni fa. Bene. Come hai fatto? Sono uscito e adesso sono qua. Tutto da solo. Sembra ieri, guarda. E 36 anni non sono tantissimi, però sono un po'. Sì, mi è scaduta la tessera giovani. Del governo mi ha scritto a 00:01, mi è arrivata la notifica: non sei più giovane. Sono assolutamente sincero, non so cosa sia la tessera giovane. Non lo so, l'ho fatta quando c'era il, come si chiama, quella cosa, il setback, quella è un'altra cosa. Ah, il cashback. Il cashback. Cioè la tessera giovane per c'è il cashback. C'era la tessera giovane e adesso non ce l'ho più perché sono vecchio. E adesso mi sembra che sono più lento, non ci vedo bene. E poi con l'età pure la memoria. La memoria ha problemi, sì, dà problemi. Però alla fine è questa memoria che dà problemi nella vita di tutti i giorni. Guarda, io ti posso dire, c'è un problema specifico, sì, che mi prende. Le password. C'è un problema con le password? Non mi ricordo mai le password mie. Bel problema. E a me quello che vorrei adesso, visto che non c'è più questa cosa della tessera giovani, una cosa da adulti, da veri uomini, che mi permettesse di ricordare queste password ogni volta. Ma tipo un password manager? Sai, sarebbe una figura che se esistesse sarebbe... Ma lo sai che... Cosa? La figura del password manager esiste. Ma che mi stai dicendo? Ti giuro. Ma com'è possibile questa cosa? Chiaramente ti ci devi rivolgere attraverso... Cosa? Attraverso il web. Ah. Però non qualsiasi web, non ci crederai. Cioè, io se io ci avessi davanti un computer... Sì. E che dovrei digitare per arrivare? Allora, vai sul motore di ricerca... Il mio preferito, Bing. Tuo preferito? Sì. E se vai su... nordvpn.com/tintoria ti si aprono tutta una serie di opzioni incredibili, tra cui questo password manager. Ah, ma è uno proprio, un tizio, un signore palestrato che fa... Questo naturalmente non lo so, quindi... Però sì, sicuramente è palestrato. Cioè, che cosa fa secondo te un password manager? Mi ricorda le password? Ancora meglio, genera password univoche e complesse, perché c'è presente questa cosa che noi tendiamo a fare, che generiamo password biunivoche? Certo. Questo univoche e complesse. Poi metti che te hai creato una password debole, perché appunto oramai c'è un'età, sì. E quindi fai tipo Rapone 1. Ma io c'ho... Anzi, Rap 1. Sì, c'ho ancora quella... Ancora più debole, che probabilmente è una tua password, mi viene da pensare. C'è quella, però è troppo corta, quella mi dice, quindi io l'ho allungata, ci ho messo Badoglio 666. Quella
quella me la ricordo. Ci sta. Bene. E insomma, sto password manager identifica le password deboli, datate e riutilizzate, per dire. Quindi questa, per esempio. Esatto, okay. Badoglio 666. Poi tu dove le archivi le tue password? Su un post-it che attacco accanto allo schermo, così... Mi stai dicendo che tu non hai a disposizione un vault cifrato? No. Perché invece questo password manager le mette proprio là. Ok. E ci mette la tua password. E quindi basta che vado su... su nordvpn.com/tintoria e puoi fare tutte queste cose e a quel punto sincronizzi e accedi alle password su tutti i dispositivi e browser. Ma mi stai dicendo che forse basta un click? Basta un click. Ok. E dove va fatto questo click? Sulla descrizione. Bravissimo, sul link in descrizione e sulla scheda di questo video, di questo audio, e potete andare su nordvpn.com/tintoria, c'è cioè un coupon, insomma, e se lo fate a noi ci cambia la vita. Ci arriva qua. Stefano ha bisogno perché, come avete sentito, ha un'età importante e non ha un fondo pensionistico. Quindi per favore cliccate lì, se no mi devo prendere cura di Stefano in vecchiaia. Va bene. Va bene. Senti, come stai? No, te l'ho già detto. No, però come stai poi al di fuori di... Al di fuori di questo? Regolare, regolare. Regolare. Sì. Beh, il compleanno ieri è andato bene. È andato bene. È andato... Cioè, c'è stato. Dove doveva andare. Sì, è finito. Vabbè. Sei stanco. Pure io. Sono stanco, c'ho sonno. Per fortuna in questo podcast non è grazie alla tua energia che siamo arrivati a 139 puntate. Chiaramente. E non è grazie alla mia simpatia. Un po' sì, dai. Non è grazie alla mia professionalità. Ecco, io non volevo dirlo, però. Avete rovinato tutto. Era... Ma è grazie all'energia e alla capigliatura dell'ospite di questa sera. Quindi, signore e signori, senza ulteriori indugi, vi chiedo per favore un grande applauso a Valerio Lundini. Ciao. Ciao Valerione. Ciao. Bentornato a Tintoria, benvenuto però a Tintoria per la prima volta a prima Snodo. Volta a Snodo Mandaione. Come stai? Bene, bene, visto che hai fatto installare l'enorme T di Tintoria sì. alle nostre spalle. Ci ho tenuto. Sto bene, auguri per ieri, non ce lo grazie. Siamo detti. Abbiamo fatto sta cosa proprio perché non mi hai fatto gli auguri. Cioè ho rimasto Non gli hai fatto gli auguri? No. Mi sono ricordato oggi pomeriggio e ho detto stasera glieli faccio. Poi non l'ho fatti, me l'ha detto e mi sono ricordato terza volta. Vabbè. Bene o male sorpresa. Però non perdo l'occasione, anche se questa puntata andrà in onda tra un po', su internet tra un po', al pubblico presente io ci tengo a fare i miei più sinceri auguri di felice Halloween. E è passato un po' qualche ora, però insomma abbiamo vissuto due anni molto difficili ed è bello essere tornati a festeggiarlo con le persone a cui vogliamo bene. E quindi questo è oggi con voi, insomma, sono contento. Ecco. Un giorno speciale. Abbastanza. Un giorno speciale. E tra l'altro Halloween che a Roma nessuno fa dolcetto scherzetto. Ah, vedi, abbiamo già iniziato, il tema sarà Halloween. Perché... No, l'hai lanciato tu. Sì, l'ho lanciato io, perché eravamo combattuti, che ci diciamo? È un po'... No, perché vi faccio questa domanda, perché a me sembra che a Roma i ragazzini non vadano in giro a fare dolcetto scherzetto. Mai successo. Però io non fui bambino a Roma, e quindi vi volevo chiedere se... Quando eravate bambini voi, negli anni 60? No. Non c'era. No, i bambini. Ma no. Non l'ho neanche perché fatto... forse Stefano ad Halloween effettivamente festeggiava il compleanno. Io l'ho sempre festeggiato, quindi... Cioè nel tempo in cui si è consolidata la consapevolezza nostra che esisteva il giochetto del dolcetto scherzetto, già eravamo diventati grandi. Okay. Cioè quindi era tipo, c'è un film dove dicono sta cosa, però sei piccolo. Poi, vedi, è una cosa americana, dolcetto e scherzetto. Poi a un certo punto, ad Halloween si fa dolcetto e scherzetto. Stanno spiegando gli etruschi, sta in terza media già.
e già non lo fai più. Gli Etruschi in terza media perché eravate delle zappe dopo la mezzaluna fertile, non lo so, io. Siete arrivati agli Etruschi in terza media, i primi due anni non si sa cosa avete studiato. È la preistoria. La scuola media con specializzazione preistorica. Preistoria, sì. Certo. A Roma ce ne sono due. Sì, sì. La Enrico Mestica e la Carlo Urbani. Eh sì. Che entrambi sono preistorici di uno principalmente archeologo, però poi diciamo indirizzo preistorico, tant'è che non guardavamo i Flintstone perché era tipo ridondante, cioè quando voglio vedere i cartoni voglio staccare dall'insegnamento. E tu come hai festeggiato Halloween? So di una festa. Ho fatto una festa con delle americane. Ci siamo capiti. Non ti chiedo se, ti chiedo quanto. Quanto ti sei divertito? Mi sono divertito. Abbastanza. Tu come hai festeggiato il santo Halloween? Alla festa di Rapone. Ah, c'è pure te? Sì. Eravamo io e lui. C'eravamo tutti. Fondamentalmente. C'erano tutte le persone che si sono ricordate di fare gli auguri a Stefano, diciamo. Sì. Hanno ricevuto loro l'invito. Questa è la puntata numero 139. 9. Cavolo. La prossima volta potrà essere la 140. Chi sarà il prossimo ospite? Guarda, non lo vogliamo dire, è un segreto. Sicuramente il sesso sarà femminile come sempre in questo podcast. Certo. Parliamo del problema che ha Tintoria. Parliamo con le donne. Stesso problema che hanno i colleghi del vostro, di vostri colleghi di Kashmir. Li salutiamo. Chi è? Bellissimo. Ah, sono delle fan ma di Kashmir. Ma chi sei? Sei Edoardo Ferrari. Sei Edoardo Ferrari. Ha fatto un saluto che fai l'imitazione di una ragazza fan di Kashmir. È Edoardo Ferrari che fa la sua imitazione della fan di Kashmir. No, allora loro hanno anche questo problema, però loro lo confessano. Io quando ho fatto il programma, io a volte dicevo mancano femmine. Quando ho chiesto a Rapone, ma non ci stanno. Non esistono. Ha detto così la voce. Io gli ho stilato una lista di 30 nomi di donne più interessanti di me e di tutti i fenomeni. Sì, ma tu hai detto. E lui non esiste. No, sono meno interessanti di te e di tutti i fenomeni. Sì, ma tu mi hai detto Samantha Cristoforetti. Mo come ci arrivo? Cioè. Guarda che è una donna. Certo, è una donna, ma sta nello spazio. Cioè. Ti ho detto anche una che poi ho conosciuto da Gramellini, glielo stavo quasi per dire. Scrivi a Rapone, non te lo dico. Perché poi quando verrà nella prossima puntata tutti diranno sì, questa solo perché gliela consiglia da Londini. Ma no, magari. Ho il numero di telefono. Se c'è il numero di Samantha Cristoforetti. Simpaticissima, tu no, le donne difficilmente sono simpatiche. Questa l'ho conosciuta. Simpatica. Poi ho detto altri nomi così, ma quella non ci viene. Ma quella. Ma proprio, di la verità. Hai detto. Non ti va, ma ci sta. Ci sta perché non è che ci avresti mai la stessa spigliatezza che hai con me o con Maccio Capatonda, no? Cioè comunque stareste sempre un po' tipo allora. Oh, insomma. Allora, quindi sei un'attrice. E vabbè, però sono contenuti pure quelli. Cominciate con quelle molto brutte e poi piano piano Pamela Prati fino a la più bella del mondo. Sì. Mirjana Trevisan. Che salutiamo. E era ieri la festa di Halloween. Non diciamo altro. Le domande per me. Non diciamo altro. Io me le sono preparate. Volevo vedere dove andare a finire. È tradurre in cosa pubblica per le quali le persone hanno pagato un'uscita tra vecchi amici. No, infatti tra quindi l'altro. Quindi facciamo finta che ci conosciamo un po' di meno. Allora Valerio, sì, grazie di essere venuto. Grazie a te. Insomma, so che ti è costato molto, sei arrivato direttamente da Lucca Comics, sì, dove eri a presentare il tuo nuovo libro. Ah, già, sì. Che avremmo su questo tavolo se non fossimo dei cani a presentare. C'è un banchetto pieno di libri e non abbiamo pensato di portarne neanche uno qua. A me non mi hanno mandato. Comunque. Io ho visto che è venuto Gero Arnone a presentare, sì, il suo fumetto. Con Eliana Albertini, perché poi mi sembra che sei il primo a scordarti. Sì, perché infatti. Allora, piccolo dietro le quinte, Gero Arnone e Eliana Albertini hanno fatto un fumetto, sono venuti qua a presentarlo e ho detto, vabbè, hanno messo il banchetto per venderlo. No, ha detto, allora io lo farò, c'è un banchetto.
perché così lucro da quello che era in realtà un'ospitata amichevole. E, ma in origine doveva venire solo Eliana Albertini. A un certo punto Stefano ha detto ma vogliamo metterci un uomo? E penso sia stato il primo caso di coppia. Ah no, pure i fratelli Luis Sall, Martin Sall. No, no, ci sono altri casi di coppia, tipo Lundini-Tiberia. Lundini-Tiberia, certo. Sì. Che è tra noi nel pubblico, ma non diciamo la particolarità, perché se no parliamo dei nostri amici. C'è una fan di Stefano Rapone con un... Ecco qua, perfetto, questo è il libro. È questo qua, sta sopra la... Che peraltro io... L'ho già letto, pensa. Veramente? Sì, l'ho finito, guarda, l'ho finito oggi pomeriggio. È così che ha fatto già letto, il tuo libro. Un piccolo thriller. Pensa, l'ho capita dopo sette bella secondi. Stavo la fare... Forza, questa è la mia copia che non mi hai mandato neanche per il mio compleanno. No, allora, esce l'1 novembre, ossia 2 settimane fa. Bravissimo, da casa. Bravissimo. Però a lui gliel'hai mandata. A lui gliel'ho data. Me l'ha data fisicamente. A, a te te la mandano. A me, nonostante gli anni che ho compiuto, te la mandano, ti arriva domani. Ti dovrebbe arrivare domani o dopodomani. Però hai avuto il PDF. Ho capito, il PDF è... Però nel PDF scomodo. Sì, non si perde quella cosa che a te piace di fare. L'odore, esatto. L'odore della carta. Comunque sì, 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 Daniele, Stefano è l'altro Stefano, ragazzo. Scusate, Stefano a destra, vi ho ascoltati, vi ho ascoltati, in teoria siete fortissimi, siete bravissimi e mi piace molto quando fate quel battibecco in cui litigate, no vabbè, cioè avete una forza della natura. E tu cosa hai visto di mio? Fatto un programma? Allora, sì, no, io ti ho visto al Cerbero Podcast, sì. Infatti... Sì. Che un po' ti ha fatto fare quel salto. Sì, no? Sì. Sì, sì. Non ho capito bene perché avete scherzato tutto il tempo sull'estrema destra e quello mi ha un po' lasciato perplesso. Ho se detto posso essere... mi sfogo lì perché non voglio parlare di fascismo con Rapone. Perché che è quasi impossibile perché te lo tira fuori. E già lo stiamo facendo. Alla lunga mi sono reso conto che questo nostro scherzare sull'essere fascisti sta diventando monotono, ma sei stato te a farmelo notare facendomi un esempio di un famoso cabarettista di un'altra epoca che lui ha conosciuto di persona e ha detto no vabbè, faceva tutte battute sulla socera ma pure a cena, e io ho detto vabbè, e lui ha detto come se noi, che ne so, hai visto quando noi a cena diciamo duce, lui uguale con la suocera, e io ho pensato che cene sono e le cene, le nostre normali cene. E quindi ho detto ma se fossimo anche noi così. E quindi questo piccolo video che uscirà tra 2 settimane sulla rete, io spero che possa essere un piccolo tassello della storia della simpatia che magari i nostri figli vedranno e diranno ah vedi, hanno smesso in quel giorno. Perché non so, mi sono immaginato fiumane di bambini del futuro che diranno no vabbè, stasera mia madre se va a vedere Raponi, quel comico anziano, quelli fanno ancora le battute sul duce, ma la gente gli fanno ridere, devi fare, purtroppo. Però possiamo dire la differenza che tra questa cosa, cioè che per noi le cose sul duce sono una gag, perché... noi siamo fascisti, dai, diciamolo ufficialmente, diciamo io, Stefano Rapone e Daniele Tinti simpatizziamo per il fascismo e lo dico, te lo giuro su Dio, lo dico senza un filo di ironia. Oggi chiudiamo qua questa saga che è durata fin troppo. Noi sposiamo qualunque tesi di estrema destra, salvo alcune, quelle più violente. Noi, non ridete, noi siamo 3 persone realmente fasciste. Punto, applauso. Ma lui scherza, lo sappiamo che scherzavo, però vedi quanto sarebbe stato facile chiuderla così senza dire scherzavo e poi te ne andavi, ah mamma mia, basta. No veramente, perché quando ogni tanto sento, io una volta risi tantissimo perché non conoscevo ancora Daniele Tinti e fece uno spettacolo in cui chiuse dicendo al pubblico du, e io ho detto ah, questo è il più bravo comico italiano. E io poi ho fatto ma perché gli altri dovevano dire c'è, e lui in che senso? Poi sono passati gli anni ed è rimasto sempre questa cosa, no? Anche l'ultima puntata con Maccio Capatonda avete parlato di Mussolini, lui è abruzzese, che ne sa? Certo. È una cosa solo romana.
E quindi basta. Cioè, chiedo al pubblico, un po' vi ha dato noia questa gag solo romana di dire di essere fascisti? No. Però è finita, ragazzi. Non ci sarà una nuova stagione di... Stefano, no, sto scherzando. Stefano, sei preoccupatissimo. Io... Ma la guarda come se stessi rovinando Fatto. Una carriera, sta così. Ho basato tutto il mio prossimo spettacolo. Come si chiama, scusa, il tuo prossimo spettacolo? Duce. Sì. Di Stefano Rabone. Sì. Vabbè, no, comunque basta. Anche la, a proposito di libro, vedi come torno sulla marchetta, mi hanno Bravo. Mandato quelli della casa editrice, della Rizzoli, mi hanno mandato, guarda la classifica, e c'è stava il mio libro, non la classifica vera, è una di BS, insomma una cosa... Primo posto, al secondo posto c'era M, l'uomo fascista, com'è? L'uomo... M, il figlio del duce, e sotto c'era il duce capobanda. Sì. E lui mi ha scritto tipo, top 3 tema libero. E comunque mi ha fatto ridere, subito l'ho mandata a Stefano, ma la pubblico, così, poi ha detto basta, non fa più ridere. Però tu canteresti cosa? Bella ciao per... No. Perché? Cioè, no lo so, ma no, ma perché non è il momento, cioè stiamo a parlare del libro tuo, perché devo cantare Bella Vabbè, ciao? Non la canteresti così, come è una canzone, no? Ho capito. Vabbè, ma non è che sono cantante io. Ho capito, ma no, neanche io sono cantante, però se serve, mi dici canta una cosa, magari la canto. Vabbè, io però non faccio queste cose. Magari se ti dico... Cioè, la canzone non canterei, comunque... non canterei Bella Ciao, ma perché al momento non mi va, ma non avrei problemi di farlo. Cioè, non avrei problemi a farlo. Cioè, non è un problema di cantare canzoni, cioè una cosa che non ti va di non cantare va, Bella non sono, Ciao. Non è che sono un jukebox. No, certo. Né io né Stefano. Ma infatti. Quindi non la cantiamo. Infatti, ma non le cantiamo. Parliamo di questo libro. Canteresti Alba Chiara? Respiri piano per non far rumore. Però vabbè, che c'entra quello, perché era popolare. Che c'entra quello? Cambiamo, cioè, argomento. Non stiamo a fare politica, no? No, è vero. Penso le persone che... almeno io e Stefano, meno ne capiamo realmente di politica. No, io so tutto. Io c'era un solo periodo, torniamo al podcast, in cui sapevo di politica perché lavoravo, dove lavora ancora penso Matteo, il mio amico che è qua, Tiberia, ospite di Sarabanda le scorse stagioni, e ha una cosa del, non so come si chiamava, però Matteo, se vuoi aiutami, anche se non hai voce oggi, dove tu guardavi tutti i TG della giornata, della settimana, e cronometravi quanto tempo parlavano di ogni politico. Quindi guardavi il TG1 e dicevano cosa hanno vinto le Olimpiadi gli egiziani. Poi passiamo alla politica. Silvio Berlusconi, e tu partivi. Silvio Berlusconi ha detto alla Camera che questa cosa, la legge sul tasso di interesse, queste le parole di Silvio Berlusconi. 15 secondi di Silvio Berlusconi, e lo scrivevi. Poi, d'altro canto, Romano Prodi ha detto questa cosa, e io quindi in quel periodo sapevo tutte le cose della politica, sapevo chi erano i ministri, sapevo chi era il Presidente del Consiglio, tutte cose che oggi, no, adesso è la Meloni, però non le, i ministri non li so. E c'era invece quel periodo che corrispondeva al governo Monti, che ho sempre sostenuto, sapevo tutto, sapevo quella che piangeva, sapevo tutte le cose della politica, ed ero quasi diventato bravo, che a cena, sai, mi veniva anche da dire, oh, ma visto che ha detto il Ministro dell'Istruzione, cose che sento dire solo ai genitori. Certo, i discorsi dei genitori. Ai grandi, quelli che hanno più di 20 anni. Sì. Non come noi. Ma ti è rimasta questa cosa del... Adesso quando vedo il TG ogni tanto faccio così. Fai. Che poi non... E infatti al piano di sotto, cioè, Lundini sta a sentire le notizie. Sì, sì. E poi quando c'era lo sport non andava fatto, ma... Perché sto parlando di questa? È la classica cosa non interessante. Beh, bisognava cronometrare tutti i tempi in cui si parlava di personaggi politici, e quindi era un po' in qualche modo anche alienante dopo un po', però sapevi che quando parlavano di spettacolo o di sport potevi vederlo così, perché tanto non parlavano di politica, e quindi quando avevano finito di parlare di economia, di politica, avevi fatto il tuo lavoro di schematizzare tutti i minuti e i secondi. Quando poi dicevano ma passiamo allo spettacolo, questa sera c'è Renato Zero, e là potevi addirittura chiudere e fare altro.
Però poi capitavano delle volte in cui, cioè, sentiamo Elite FIBA, cioè proprio per lui che faceva, no, la nostra musica così, altro che più Ferdinando Casini, e te, oh! Così. E certo. Quindi, e se non lo facevi, poi ti dicevano, oh, ma hai skippato per caso? No, ho fatto tutto. Renato Zero ha detto che è la russa. Ah, me lo so perso. No, tu l'hai skippato perché era Renato Zero. Quindi il consiglio mio è basta parlare di politica, perché c'è qualcuno che sta cronometrando questo podcast. E ogni volta che lui dice duce, fa così. E poi però quello che non sai è che noi puntiamo ad essere in cima alla classifica di podcast che dicono più spesso duce. Sì, lo so. Siamo noi e il Cerbero Podcast. Però adesso siete ancora quarti, vero? Siamo quarti, sì. Esatto. Sì. Le prime tre posizioni sono occupate da Muschio Selvaggio. Muschio Selvaggio, che lo lasciano intendere. Quello della Murgia, Morgana. Sì. E non so se Cashmere o Cerbero, credo forse la Zanzara, però, a parte gli scherzi. Sì, la Zanzara forse è fuori classifica. Fuori classifica. Poi siamo noi. Domanda a uno del pubblico, Matteo Tiberia: se uno nell'applicazione che cronometra i politici parla effettivamente di politici morti come quelli che ama Stefano, si cronometra o no? Non faccio più anni quella cosa. Non serve che ti giustifichi, Matteo, nessuno. Eh? Se erano importanti, saranno importanti. Ah, quindi, ok. Cioè, se era il ministro del lavoro degli anni 50, forse no. Ok. Ah. Il ministro del lavoro degli anni 50. Grazie, Matteo. Ma tipo Mussolini, la nipote? No, lei è una ballerina adesso. Adesso sì. Balla coi. Coi lupi? No. Eh? Balla coi. Con le stelle? Sì. Con le stelle. No, mi sa che lei è la stella. No, come funziona? Cioè... Ballando con le stelle è un gerundio e puoi scegliere te chi sono le stelle. Chi sono le stelle? Loro non danno mai indicazioni. Certo, spesso sono quelli non ballerini, che se ci pensi è pure avvilente, no? Fai anni e anni di ballo e dici finalmente ti chiamiamo in un programma Rai a ballare, ma la stella non sei tu, è la nipote del duce. Ed è... Avrebbero riso lo stesso se avessi detto è Mughini? No. No, perché qua c'era la parola magica. Nipote. Però posso dire, sai cosa avrebbe fatto ridere? Vedere Mughini a Ballando con le Stelle, che al secondo volteggio si accartoccia come un soffione in un uragano. Io non seguo Ballando con le Stelle. Sta facendo contro le stelle. Salutiamo Mughini, ma salutiamo Milli Carducci. Certo. Non lo seguo, però ogni tanto vedo la trasmissione di Serena Bortone, dove sono stato già ospite, amici che ci ascoltate da casa, dove devo andare da qualche giorno a promuovere il libro, e lì fanno vedere pezzi di Ballando con le Stelle. Mazza, gli autori lavorano duro. Sì. Ma adesso vediamo uno spezzone di Ballando con le Stelle. È tipo i nuovi mostri senza... Ah, ok, lo fanno vedere in quel senso là. E ho visto che Mughini è molto anziano e quindi gli fanno fare dei balli in cui lui... Cioè c'è una ballerina che fa le pirouette e lui fa... Aspetta, scusate. Ma c'è davvero Mughini? Ma c'è Mughini? Mughini sì, balla sì, veramente? Con le stelle. No, lui è la stella. Lui è la stella. Nessuna risata. Me... Il duce. C'è Mughini che balla? Mughini che balla. Lo voglio vedere. No, cioè, mi rimangio tutto. Cioè, chiudi gli occhi, immagini che ballano di più. È così, fa ride però. Sì, no, è una persona che... Peraltro a me quando ero piccolo mi stava simpatico e con mio cugino andammo sotto casa sua. Che una volta non era creepy, era tipo una cosa... No, lo era. Era. Anche perché non è che andavamo là per vedere Mughini, era per vedere il palazzo, perché lui aveva un palazzo molto lussuoso che nel suo libro aveva messo delle foto di questo suo palazzo degli anni 40, che era ancora tutto fatto in legno di rovere, marmo, così. E io e mio cugino andammo a vederlo, era via... Vabbè, forse non... No, lo posso dire perché sta sul suo libro. E, era almeno nella... verso Campo dei Fiori. Sapevo anche il nome della via. Comunque c'è un'enorme cattedra all'entrata. Sai quei vecchi palazzi dove c'è la cattedra del portiere ma non c'è il portiere, però è rimasta questa cosa in legno. Madonna, c'è gente che ascolta questa roba su un podcast. A me capita quando sento, ve lo dico anche,
Hai visto, neanche critico. A volte raccontate cose troppo personali della gente. Ma non è che le raccontano le persone. L'ospite, voi dovete fermarli, ecco cosa dico. Tipo adesso. Vai, fallo te. Basta parlare di Mughini, Valè. Basta. Parliamo... Allora, l'altra volta è venuto Gipi. Io gli ho provato a dire... Lucca, sei carico? E lui proprio non ha voluto saperne. Com'è andata Lucca? Cioè, com'è? Io non vado a Lucca Comics and Games da più di 10 anni. Com'è Lucca? Lucca è... La città è bella. Io l'ho sempre vista con il Lucca Comics and Games. E, no, è bella. Ci stanno tante persone, tante così. È sempre difficile trovare... No, non è vero, ci stanno anche tanti bei fumetti. Io ho girato un po' poco quest'anno e l'anno scorso, perché dovevo fare dovevo vendere firmacopie. L'anno scorso del precedente libro, perché questo è il secondo libro che scrivi. Bravissimo, vedo che hai studiato. Questo studiato. È il secondo Letti ed è entrambi. Più bello di quello di prima, ma pensavo che sarebbe stato più brutto, perché ho finito le idee da un anno. Sai che Stefano, vero, ieri vero. Gli ho detto, ho letto il libro di Valerio e gli ho detto spontaneamente, è più bello questo? Ah sì? Sì. Ma sì, vedi. Ma pure secondo me. Perché qua brutti racconti ce ne stanno un paio. Quali sono? Ce lo vuoi dire? Aspetta, ho capito. Uno ho capito, però. Vai, dimmi un po'. Non me lo ricordo, però. Comunque, ho capito. No, dimmi. Ah, vabbè, no, dico. Brutto, però dici. Ah, vabbè, il primo, qua. Carrozza 4, 27D, capolavoro. Bellissimo. Quello quanto. Aspetta, c'è l'indice alla fine. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Che non l'ho scritto realmente io, capito? Questa è carina, Save the Date, il diario di Schulz, carino, Tappi, boh, carino, Pusci, da poteva durare meno, Particelle infinitesimali, sì, 2 novembre 2020, carino, Milano Fiori si chiama, poi è successa una cosa brutta, sembra che, no, non sembra che l'ho fatta apposta, perché non esce un libro subito dopo, hanno ammazzato delle persone in questo posto, ma qua non si parla di quello fortunatamente, cordiali saluti, ah, ecco questo, cordiali saluti. No, cordiali saluti. Qual è carino. Cordiali saluti? Ah, sono lo scambio epistolare? No, cordiali saluti è una signora che scrive all'azienda Plastic 8 di Brembate per chiedere se è possibile che le spediscano a casa la scocca del cellulare glitterata con scritto mai una gioia. Ah, sì. Perché ha avuto problemi nei negozi. Sì, nei negozi non gliela vendono perché per comprare quell'articolo devi testimoniare di non aver mai vissuto un momento felice, altrimenti non puoi averla. E quindi lei manda questa lettera all'azienda spiegando tutte le sue infelicità della vita per convincere questi a dire ok, la può avere. E quindi racconta un po' la sua vita. No, quello è carino, quello ci sta. Ed è una vita così normale abbastanza. Che cos'è qua? Ah, quello, Padova, ecco Padova è brutto. Qual è Padova? Padova parla di uno che viveva, non c'entra niente con Padova, uno che è un fuorisede che va a Padova, vive da solo con i coinquilini, ma fa tutti i servizi per la casa a ciò che gli altri si occupino di fare la spesa, perché lui ha un problema a comprare la carta igienica, sì. Perché pensa, se io la compro sto confessando a tutti quelli del supermercato che io faccio la cacca. Sì, mi ricordo. E questa cosa qua, quindi lui pensa, se io vado a pagare questa carta igienica, poi la cassiera o il cassiere mi vede e fa che schifo questa, chissà che ci devi fare. È semplicemente una cosa che avevo pensato io un po' di volte. Però carino, Padova sì, carino. Però non tanto. E gli altri tutti capolavori. No, questo qua della carta igienica è un po' ragazzata. Questo non è male, mo. Ti è piaciuto te? Sì, ti è piaciuto? Adesso vabbè. Individuo quello che mi è piaciuto di meno, però non lo dico perché. No, dillo. Vediamo un po'. Così, guarda che è una bellissima pubblicità di dire quello meno bello, perché dice, ah, vedi, se hanno questa sicumera nel parlare delle cose brutte, vuol dire che hanno tra le mani l'oro. Purtroppo non mi ricordo un cazzo. Allora, le parole. Forse era la sindrome. La sindrome di... No, quella però è un... Quella è bello. No, non è bello. Quella, secondo me, non si capisce, perché è uno spin-off del racconto prima, di una sola parola. Ah, ok, sì, no, allora no. E quindi il bagno no. Con le scuole balena, cioè, mi sono bello. Giustificato del fatto che lui ha detto che non le è piaciuto. No, ho detto, perché no, non, mi ricordo, è bello. non mi ricordo le cose. L'ultimo è bello, Here Comes the Sun, piccolo capolavoro. Addirittura? Mi sa di sì. Wow, sono contento. Sì, quello è quello. 16 novembre 2025, molto importante, Dear Family... Delizioso. Ah, quindi l'ha letto tutto. Come hai fatto? Dura... Cioè, comunque è lungo per essere un... Vabbè, però ti dico. Cioè, per me quello non è esattamente. No, è un libro pace. Che si legge in una fermata metro A. Però
Per me è comunque lunghissimo. No, cioè, una fermata metro a così, no, però sta un anno forse. Capolinea Capolinea l'hai letto. No, Capolinea Capolinea. Capolinea Capolinea and back. A Nannina Nannina l'hai Capolinea letto. Crescentini. No, no, sì, però salutiamo. No, no, io ci metto tantissimo. Mo a parte il mio basta marchetta. Voi quanto ci mettete a leggere i libri? Beh, leggo un libro così pochissimo, perché comunque è divertente. Se ho capitoli brevi, fai adesso me leggo un capitolo, poi l'hai letto 5 minuti, lo metti via e poi questa cosa la puoi fare più volte al giorno. Bravo. Invece di solito è prima di andare a dormire, apri e dici, rileggiamoci Pastorale, rileggiamoci, continuiamo a leggere Pastorale Americana. I capitoli non finiscono mai e dopo un po' devi mettere il segnalibro. Parliamo di una cosa strana che è successa da noi. L'altro giorno stavamo parlando di leggere i libri e io ho detto, no, io sto leggendo un libro lunghissimo e non finivo mai. E lui ha indovinato che libro fosse, senza... No, ha indovinato l'autore. Pensavo detto... fosse 2666 di Bolaño, invece era... Detective Selvaggi di Bolaño. Di Bolaño. E io pensavo che Bolaño non lo conoscesse nessuno, perché avevo comprato... Invece l'hai detto come se sto sentendo la trap. Ah, quindi Dark Polo Gang, sì, Dark Polo Gang. Cioè, due vecchi che dicono la trap, dicono il primo nome. Invece, invece com'è era possibile... un libro lungo. Com'è possibile che un libro lungo hai detto lo stesso autore argentino? Che, allora... che sapevi? No, ti dico cosa... Secondo me... Le menti delle persone non sono poi così separate l'una dall'altra. Allora io ero in libreria e mi volevo comprare 2666 di Bolaño. Non l'ho comprato perché è molto grande. È così? Esatto, e l'ho scoperto arrivando in libreria. Io non l'avevo mai visto di profilo, non sapevo che fosse uguale io con Detective Selvaggi. L'ho comprato su internet dove c'era solo la copertina e non essendo usato non facevano vedere come è mantenuto, quindi ti fanno vedere, vedi, non ci sì. sono... E io ho comprato questa copertina, pensavo che fosse un foglio e leggi questa storia di questi detective. Invece poi mi è arrivato un bel mattone, un pacco molto importante a esatto. casa. L'ho aperto, ho fatto, Dio, speriamo che è un giocattolo che ho coordinato senza saperlo. Invece ho detto, Dio, no, è un libro. È finita. Un libro che... 2022-23 rovinati. Sì, questo. Sì. Ah, rieccoci. Però se io sto pensando di comprare Bolaño, noi comunque siamo amici, se... Ci sta che anche tu stai pensando a Bolaño. E cioè... tu perché? Voi conoscete questo autore? Ma infatti... Però da per me Tinti era tipo Vasco Rossi, capito? Sì. Ho sentito un concerto rock italiano. Ah, vabbè, Vasco Rossi, Ligabue, chi è? Sì, sì, invece sì. Arturo Bolaño è uno scrittore argentino, morto purtroppo da una ventina d'anni. Peccato, perché l'avevamo invitato a fare il podcast, aveva detto sì. Ma quello ci veniva, sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì. Ed è bravo, è molto bravo. Vabbè, Stefano, tu l'ultimo libro che hai letto? Io aspetto che me li mandino i libri, quindi finché non me li mandano... Vabbè, l'hai letto non... Barbarone. Letto Barbarone, sì, bello, perché me l'ha mandato. Però ho letto La vita della mia ex ragazza per come me l'ha immaginato. L'ho vista perché me l'ha mandato. L'hai letto Macho Capatonda 2? L'ho letti, quelli l'ho comprati. Vabbè, entrambi. Però quelli li hai comprati questi? Sì, l'ho comprati. Invece quelli lo taglierà domani gratis. Se mi arriva... E ti dà fastidio più il ritardo che... Cioè, te lo devo far pagare. Se te lo davo ieri e ti chiedevo i soldi, eri più felice. No. No, me lo davi e io dicevo, ah, grazie. E così. Mamma mia. Bello. Sta diventando noioso, il podcast è noioso. Era brutta la parte che ho detto, siamo fascisti. Io ancora ci sto pensando. No, quella è la parte che ancora migliore. Non me la so tolta dalla testa. Sto cercando di parlare di cultura, di libri. Però ti giuro, quando ho saputo che venivo qua, ho detto faccio quella cosa. Voglio vedere la faccia di Stefano Rapone quando dico la verità al pubblico spacciandola per uno scherzo. Però poi alla fine l'ho vista, scherzo... era uguale la solita, anzi. Ma, scusa. Anche bevuto mentre lo facevo a un certo punto. Ha bevuto soddisfatto, tipo, sì, 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 come bevono i comici. Libero. Sì, sì, come bevono i comici quando il pubblico applaude, fanno così, no? Sì, è vero, fanno così. Pensa, fanno su Spotify sta cosa, sti momenti. Non hai capito quanto vanno forti. Vanno forti, sì, cioè sì, ci sì. stanno gli spike. Sì, lì. Sì, ci sono le persone che dicono, aspetta, qui deve aver bevuto e poi si passano. Sì, sì, qua ha bevuto. Si passano la puntata tra amici dicendo minuto 34 e 26. Secondo te ha bevuto? Sì, sì, ho fatto finta. Inganniamo il pubblico che ascolta. Taglia questo pezzo. Ok. Ah, sempre bello avere Stefano Rapone alla mia destra e Daniele Tinti alla mia sinistra. Aspetta che sto a morire di sete. Ma questa è avanguardia, ragazzi. Bello questo. Sì. Senti, vabbè, che altro mi chiedete?
No, vabbè, ma chi è salito sul palco? Gli facciamo un applauso a Ceccherini che ci è venuto a trovare. Ma te sei scemo. Massimo, bentornato, ci sei venuto a trovare, siamo contenti che tu ti sia trovato bene. E, insomma, Stefano, che bella sorpresa, tu lo sapevi? Ti aveva scritto? Devo fa... Perché sì. Non parla? So Ceccherini, no. No, no. Boia. No. No, no, adesso Massimo, aspetta e ti prendiamo il microfono. Ma siete scemi? Chi è che ha attivato quest'alce? È scappato. Stiamo cercando un microfono per Massimo, ho capito bene? Niente bene. È successo qua. Mi cambiate al volo il cavo del microfono di Massimo? Grazie, grazie mille. No? Grazie, grazie davvero, scusami. Facciamo un applauso anche ai tecnici che sono saliti sul palco in 27. Sì, scusaci Massimo, come sai, insomma, non è il podcast della professionalità, però per fortuna tu sei un professionista. Musichetta, ci sta, l'abbiamo messa. Lonely people. Ogni volta penso a questa cosa, sì. Quando sento questa cosa. È fatta apposta? Certo. Ok. Certo. Ci hanno fatto. Quindi vabbè, Massimo, Stefano, dai, fatti Massimo, un po' grazie più di là. Essere venuto qua, alla fine non hai voluto dire niente, con umiltà. Me ne vado, basta, me ne vado. Vuoi tornare? Dai. Andata bene. Mi metto al posto di Daniele Dinti e tu ti metti al posto mio, Daniele, dai. Madonna, che facciamo uno scherzo a quelli che ci ascoltano sul podcast. Sto alla tua sinistra, Daniele. E invece Rabone ce l'ho davanti. Posso dire, è una qualità molto importante. Ah, tu ti sei messo così, Ste? Non c'ero mai stato. Dai, qua. È comunque bello. Fa mezzo cagare sotto. Stai in piedi. Perché stai in piedi, Stefano? Perché sono pazzo. Devo, sta seduto. Aspetta, dai, faccio. Siamo tutti e tre in piedi, dai. Aspetta. La prima puntata. Guarda, di Dintoia in cui stiamo in piedi tutti. Fai quella cosa che ti butti sul pubblico. La devo fare? Falla. Dai, ma se mi faccio male, veramente. Dai, guarda, quello ti prende. Aspetta un attimo. Falla. Mi tenete? Aspetta, allora aspetta un attimo. Vai, che c'ho paura. Aspetta. Vai, fallo. Bellissimo. Posso dire, non me l'aspettavo dal pubblico di Tintoria la reattività dei concerti. No, invece subito scatenati. Vabbè, ma da quando abbiamo cambiato, avete cambiato le sedie, le avete messe che non ci sono, stanno tutti in piedi. A proposito di non stare seduti e non stare in piedi, guarda che faccio. No, vabbè. Valerio, non ci posso credere, ma tu stai volando. Aspetta, no, che se lo faccio solo se riesco a trattenere il fiato. Ma quando l'hai imparato a fare? Hai fluttuato? A nuoto. Ah. Facevo, era un modo per quando stavo fermo in acqua, no? Facevo così con le gambe. Ho detto che qual è la differenza dall'acqua e l'aria? Nessuna. Sono fatte sempre di idrossido di metano. Hai fluttuato. E a quel punto ho imparato a volare. Ma a volare, che è ovvio che se mi butto alla finestra muoio. Posso fare così su qualche decimetro. Che comunque. È utile se c'è. Aspetta, faccio una follia, aspetta. Ti sei tagliato i capelli come a LOL. Madonna, Valè. Ti sei rasato finalmente. Sì. Come mai hai scelto questo taglio? Così. Chi vuoi tornare in qualche discorso? No. Stefano, beccati questo. Ah! Aia! Ma sei lo stinco. Mamma mia. Certo, posso dire. Non abbiamo preparato niente, Daniele. Questa cosa è un furto. Cioè, sono le persone che hanno speso. Ma... Quanto costa? Quanto costava? 3 euro. 6 euro più 6 il libro euro. Che dovete comprare, capirai? So 34 euro. Vabbè, Vale, ma questi vengono a vedere te perché tu sei un genio. Sì, quello mi salva. Quello sì. Mi salva, è vero, questa cosa dell'essere un genio. Ma Vale, a te ti fanno ridere le donne?
Le donne, sì. Le comiche, donne comiche. Certo. Alcune sì. Tipo, dimmene... Mi fa ridere... Dimmene 8. Sì, vabbè, 1000, 1 miliardo. No, te ne posso dire 3. Ce devo pensare un pochino. No, volontariamente nessuna. Volontariamente detto, nessuna. Sai perché ho detto 8? Era un messaggio per chiamare 8 e chiedergli una birra. Scusami. No, vabbè, se vuoi te le dico. Vai. La Cortellesi, che salutiamo, però poi vabbè, due sono morte, che sono Franca Valeri e Anna Marchesini, quindi non le contiamo. La Cortellesi l'ho già detta. La Virginia Raffaele la salutiamo, dovrebbe venire al podcast, dovrebbe venire, sì sì. Senti, convinci il signorino qua quando no. Ha detto Raffaele subito, no, è Virginia Raffaele, ah boh. No, calcola che è così, però no, con le donne, con delle persone famose che io propongo, lui fa no, no, questo, perché non è del suo mondo dei famosi. Stefano fa no, no, questo no. Tipo chi? Però no, per esempio, come si chiama quella, non voglio sbagliare il nome, sembra che, cioè, ci fu un problema con Propaganda, si lamentavano che non c'erano donne. Rula Gebral, Rula che salutiamo. Rula Gebral. La salutiamo. Sì, sì, sì. Lei ti fa ridere. E fatela venire. Le fa ridere? Non la conosco. No, te lo sto chiedendo, non penso faccia no, comunque, ridere. Beh, Emanuela Fanelli. Vedi, vedi, come se... Michela Giro. Se l'aspettassero come prima. Vabbè, dai, un bel dai, numero. Ragazzi, su. Non mi fanno ridere nessuna di queste che ho detto, ragazzi. Ma neanche gli uomini, figurati, no, scherzo, voi due si fa la cosa, fargliela venire in mente a una ragazza, impossibile. Però forse la prossima frontiera è quella. Ma perché esiste un tema, donne fanno meno ridere degli uomini? Guarda che mi viene da ridere e mi giro. Faccio, ma quindi esiste questa cosa, perché non so nulla. No, esiste un tema. Esiste un tema che però noi rigettiamo. E qual è con il motivo? Forza. Qual è il motivo per cui non fanno assolutamente mai ridere le donne? Cioè, perché è così? Non è una cosa secondo noi, è proprio un dato di fatto. Perché è ufficialmente così? Io non sono d'accordo con questa tesi e quindi non posso essere io a difenderla. No, scherzo, semplicemente che magari sono di meno. Ci sono meno donne comiche. Sì, questo. Ma anche perché pure uomini comici, quanti sono? Ma molte, sai, sono molto divertenti e non fanno le comiche, forse per paura di sembrare strane, forse per qualche motivo che va ricercato nel costume nostro. Stai improvvisamente dicendo tutte cose vere, sì, e serie. Sono no, molto... le penso tutte, come quelle cose che ho detto prima volando. No, è così probabilmente. Sì, però quelle che poi lo fanno, ci stanno quelle che fanno... Quelle che fanno ridere e quelle che non fanno ridere. Piange, quelle che fanno ridere. Sì, esatto. Però spesso... non vengono a tintoria a dimostrarlo. Come mai? Guarda, perché non le chiamate? Comunque ce ne stanno. No, le chiamiamo. Qual è il problema? Ma non è vero, dai. Ceccherini, maschio. Gibi, maschio. Gerardone, maschio. Ci avete messo, giustamente, Eliana, però ogni volta che parlava la zittivate. Maccio Capatonda, maschio. Sì. E se andiamo indietro, Cecilia Sala, l'ultima comica che avete chiamato. Vabbè. Sì, lei fa ridere. Lei è l'unica con quelle storie quando che si inventa queste cose sulla Russia che sono cattivi. Mamma mia, dai. Le risate. Poi torna qua, so viva, ma va. Cecilia Sala è l'ultima che avete chiamato. L'ultima comica, intendi? No, l'ultima giornalista. Giusto, è vero. E come vi siete trovati con Ceci? Bene. Bene, puntata all'aperto. Bene. All'aperto era. Che la dice lunga sull'ultima l'ultima che avete chiamato. Bene, poi senza mascherine perché non esistevano. Ci siamo trovati all'inizio. Appena maggiorenne. Io, no, Cecilia Sala, che è vero. Sì, esatto. Stefano, non parli. No, sto ascoltando. No, non devi ascoltare, tu vieni pagato da Daniele Tinti. Voglio vedere da V8 quella cosa che non ho capito cos'è. TV8. TV8. Hai capito? Lo sai che non ho assolutamente capito cos'è. Guarda, così tagli questo pezzo. Guarda, basta che clicchi al link che c'è qua sotto. Ti si apre un mondo incredibile. Ma se io adesso fossi in macchina con le cuffiette e stessi ascoltando questo podcast, dove clicco? Sulla descrizione della ti fermi, Spotify. Ti fermi un attimo. Ok. A una piazzola di sosta. Mm-hmm.
Poi nella descrizione su Spotify clicchi, okay, e clicchi sul link. E a noi ci arrivano dei bonifici. Va bene. Dall'estero. Dei bonifici importanti. Io già lo so che torno a casa e ti mando un messaggio: Daniele, dai, cancella tutta la puntata. No. L'ho fatto pure con Muschio Selvaggio. E infatti però l'hanno tenuta. Non è andata in onda. No, è andata in onda. Ah, è andata in onda. Parlavo solo io e... Come oggi? Come mai? Perché ho l'ansia che c'è, cioè, il pubblico che ha pagato dei soldi e voi non mi facevate domande, ho cominciato a dire cose. E là non, ma noi le stavamo per fare. Vai. E c'era, là non c'era manco il pubblico al Muschio Selvaggio, quindi non c'hai scuse. Vabbè, io te la faccio una domanda, tipo un tema che volevamo sollevare, perché visto che tu e Stefano avete la stessa età, era quello della stanchezza. E visto che tu mi hai scritto sto tornando da Lucca, sono distrutto, Stefano è arrivato, ha detto sono stanco, che si collega anche, secondo me, a una cosa che hai detto nel Cerbero Podcast sulla creatività. Sulla creatività, tu dicevi la creatività per me è solo quando è programmata, solo quando è organizzata. Volevo chiedervi a voi due anziani e quindi stanchi, se la stanchezza vi sembra che vi porti ad essere più creativi. Però volevo cominciare con Valerio, che è l'ospite, non con Stefano. Rispondo come risponderesti tu. Io quando mi stanco devo parlare molto e dire cose. Cioè questo qui. Ah, sì. Sono te. Ma infatti dicevo, stai dicendo quello che direi io. Sì. La stai facendo veramente? Sì, sì. Sì. E ho scritto un libro molto bello, io l'ho letto, ma molto, è cambiata la birra, vabbè, molto bello, questa è una Weiss, maschero il mio odio per le donne con l'ironia e lo tiro addosso a Stefano Rapone. No, questo non è vero, quello che non è vero. Stai dicendo, no, non è vero, non odio assolutamente nessuno. Ah, ok. No, e io quando sono molto stanco come oggi parlo di più, che è la stessa cosa che faccio quando ho i cali di zucchero. Io soffro di cali di zucchero per vari motivi che non spiego, e sono chiusi. Quando ho i cali di zucchero faccio esattamente quello che sto facendo oggi, quindi non credo, potrei anche averli, ma non me li posso misurare perché non ho il sensore che mi rende automa come perché prima. No, perché non ce l'hai più? Perché è scaduto e mi cambiano ogni 15 giorni, li devo cambiare. Ah. Davvero ogni 15 giorni ammazza? Ogni 15 giorni ho delle scorte da 6 scatole, e solo che l'ultima mi è finita mentre stavo a Lucca Comics. Quindi per misurare la glicemia ci metto più tempo. Il cazzetto quello che... No, c'ho il... Quello che mi buco le dita. E alcune dediche a Lucca Comics le ho fatte proprio col sangue. realmente. Facevo così, fa! E speravo sempre che quello faceva, figata! Alcuni l'hanno fatto, altri ci sono un po' rimasti male. Anche perché comunque era sangue strano, era tipo quello marrone arterioso. Perché tu cioè ti bucavi le arterie, quindi sì. Sì, e quindi no, e quindi quando ho i cali di zucchero, quando sono molto stanco, non solo parlo tanto, ma poi mi interrompo e parlo di altro, che è una cosa insopportabile. Io infatti, nonostante non abbia problemi a rivedere cose mie tipo ufficiali, tipo il programma mio, io lo vedo tranquillamente, soffro molto nel vedere questa cosa che vedrò. Ciao Valerio da casa. O io ospite nei posti in cui parlo, perché parlo male, mi mangio le parole e cambio discorso di continuo. È una cosa che trovo insopportabile, l'ho trovata insopportabile. Ho visto io da Cattelan l'altro giorno. T'ho visto pure io da Cattelan. Mi sono trovato insopportabile. Però perché zero, costa invece sei stato, sì, istituzionale, però simpatico. A te andava bene, Ste? Non mi ricordo bene. No, se piace a voi, ragazzi, a me del pubblico lo sapete come la penso. Certo. E, basta che siamo tra di noi, il circoletto, Walter... E questo è Valerio Mastandrea. E quindi questo, la stanchezza, no, la stanchezza non mi rende creativo, mi rende... A me sembra che ti renda comunque più divertente. Forse la fretta, l'ansia, sì, l'urgenza che c'hai una scadenza. Quindi è proprio, cioè devi avere la deadline. Sì, sì. Io con la deadline sono abbastanza bravo. A volte no, recentemente anche con la deadline non sono stato bravo. Tipo? Che deadline hai bucato? Che ti hanno detto? Non lo so, forse faccio in modo di non avere le deadline proprio perché penso di non avere più idee. Prima me le imponevo, tipo il 1° maggio, io ho saputo una settimana prima che dovevo fare il 1° maggio, e col fatto che tra una settimana facciamo quello ho scritto una cosa.
E peraltro recentemente ho rubato un'idea a Sgargabonzi. Sì. No, e... non te lo volevo dire, sono contento. No, ma che scherzo, sono stato malissimo out. Quando me ne sono accorto. E, a me, a voi è capitato mai di rubare idee? Vabbè, Stefano. Te, Daniele? Sì, per sbaglio. Per sbaglio, sì, anche perché volutamente sei pazzo. Sì. Cioè, vuol dire che pensi che gli altri non se ne accorgano. Anche perché poi se mi dicono questa cosa, già l'aveva detta lui. No, come fai? Era successo che sono andato da Gramellini a promuovere il mio libro dicendo che in ogni copia c'erano dentro dei dobloni d'oro, delle catenine d'oro. E poi mi sono reso conto che lui diceva, non so se proprio la stessa cosa, sì, sui suoi libri. Dei soldi, c'erano dei soldi. Che c'erano dei soldi. Sì. Quindi manca a dire, ah no, vabbè, so quella. Sì. Secondo te l'ho copiata apposta o... No, apposta no, te lo dico io. Però l'ho copiata inconsciamente o è stato tipo... Sì, cioè nel senso dovevi fare qualcosa, dico, hai detto faccio sta cosa, l'hai vista e poi l'hai fatta, ti hanno detto vabbè, succede. A me è successo quella volta, una volta famosa in cui facevo l'autore per un programma di J-Ax. Che abbiamo fatto entrambi, avete fatto anche voi. Io ho scritto degli sketch e in uno di questi sketch c'era un personaggio che di lavoro... faceva il social media manager, sì. E aveva scritto come frase geniale in un giorno di pioggia: oh, e falle due gocce. Sì. Ed era una cosa che diceva Luca Ravenna in un monologo. Poi vabbè, Luca non è uno che se la prende, quindi non è successo niente. E... no, quindi poi gli ho chiesto scusa, lui non ha parlato per... ma ancora oggi non ci parliamo con lui. Non so se avete notato, non... cioè ci stanno cose noi tre, cose loro due, cose... ce ne so poche io e Luca Ravenna per questo motivo, per quello, per lo sketch. No, vabbè, ma fa le due gocce. Sì. Però sì. Vabbè, Però capita, gli americani, no, questo non è parola. E un'altra cosa, io invece c'ho, alcune cose ho il sospetto, cioè ho il sospetto, penso la terza è una cosa che io feci con durante il programma, una pezza di Lundini, quando c'ero di Freddi che mi parla dell'essere ateo. Io gli dico: beh, professore, lei parla di essere ateo, ma Se lei è ateo, allora come me lo spiega questo? E si vedono immagini della natura, il sole che tramonta, gli alberi che crescono, così. E io quella cosa penso che esista. Ma magari, però questa... l'ha fatta Luca Ravenna, molto probabilmente. No, però questa può essere che esiste, però stica, cioè nel senso, è una di quelle cose che magari... L'ha fatta qualcun altro e poi l'hai fatta anche tu. Quindi cioè non è che l'hai necessariamente copiata. Vabbè, però mi dispiace. Io comunque mi bastano queste tre cose che mi autoconvincono. Non so se a voi capitano che tutto quello che ho fatto sia in qualche modo derivativo, sì, se non altro. Cioè penso questa sia la sindrome dell'impostore. Sì. Vera e propria. Cioè come se i complimenti che ti fanno, insomma tutte le cose buone che raccogli in qualche modo non te le meriti e associ a questi tre casi la rappresentatività di tutti gli altri, e quindi penso saranno tutte cose derivative. Voi non lo pensate mai, tipo te con me, Stefano? Sì. Cioè tu dici quello che faccio io è comunque Valerio. Sì, io un po' mi ispiro a te, mi ispiro a tutto quello che fai tu e cerco di farlo meglio. Però non sempre ci riesco, infatti anche insomma sta cosa di Duce nasce perché un giorno dopo... E poi è adesso che io ti ho detto visto. Basta, come la stai vivendo? È malissimo, perché è come se venisse appunto il Duce in persona a dirmi... l'ex Duce. L'ex Duce, come su Wikipedia c'è scritto ex Duce. A un certo punto ha smesso a un certo punto. Sì, di essere duce. E ma è diventato... di ex duce. Vabbè, dai, basta. È tipo ex voto. Vabbè, queste cose così. Andiamo. Voi avete mai copiato un'idea a qualcuno? Tutti ex duce agli incroci di strada. Esatto. PGR. Vabbè, scusate. Che cos'è PGR? Gli ex voto, non so quelli che... Pensavo che era un'altra marchetta. Gli ex voto non so le cose che lasciano all'incrocio delle strade, tipo vai dalla Madonna, dici ti prego, fai che c'è mio marito che viene operato, fai che non crepa, e poi tuo marito non crepa e gli appiccichi la cosa di marmo all'Largo Preneste con scritto per grazia ricevuta la data, mio marito è vivo. So quelli la data. So quelli, no? Ex voto. Vabbè, se da via di Portonaccio venite in qua, arriva dall'Largo Preneste, è pieno di ste cose anche recenti. E allora l'ex Duce mi faceva ridere. Non ho mai però visto tante persone in vita mia, lo sai, Daniele. Non lo metto in dubbio. Non ho mai visto così tante persone
senza sapere cosa fare. Cioè, me ne so, io sto così tutto, ogni tanto li vedo, vedo che ne so, poi vedo singoli, non è che vedo una platea, vedo tipo lui e penso, madonna, se io stavo là mi sarei ammazzato. No. Ma per colpa, cioè, per colpa mia, io da voi ci vengo, lo sapete, a parte sì, quella sì, puntata lì, gli altri mi sono sempre piaciute. Vi faccio vedere la foto di quella puntata. No, che se stanno a perdere su Spotify. No, e quindi taglia un po'. Quindi capita, strada, capita che magari capita la puntata, no. No, no, quindi dico, questo si aggiunge che alla collezione la sindrome dell'impostore. No, questa è una puntata nota, è come il muschio selvaggio. Ma per colpa mia che parlo e cambio discorso. Sembri così, stai veramente facendo ceccherini, cioè che stai sì, tutto su e poi fai no, sta andando male. Tutta la gente che ride e te ma fai infatti, no, però qua. Ah, è vero, sto. Ma infatti fai uscire un po'. Perché le persone dicono: non so mai quando scherzi, fai uscire un non po' scherzo mai. Il Valerio persona. E questa è qui. Io sto male per questa cosa di Sgargabonzi. Perché poi gliel'hai detto? Ci hai parlato con. Allora, il problema non è che io nella mia vita ho per sbaglio copiato due persone. Potevano essere due persone tranquille, tipo Rapone e Tinti. Mi sono capitate Sgargabonzi e Luca Ravenna. Persone che non vedono l'ora di spararti in fronte. E io cioè non è che ho. Questo è proprio il fato che è capito? Sai quando c'è una persona a cui vuoi bene, però sai che quella persona ti odia, e allora cerchi di fare di tutto per stargli simpatico, e poi un giorno lui ti dà un appuntamento e tu arrivi con un'ora di ritardo perché non passava l'autobus. È questo che qua che mi è successo a me. Con Sgargabonzi e con Rapone. E con no, Rapone, Ravenna. Li confondo perché sono entrambi comici italiani. Sì. E quindi no, vabbè, però con Luca Ravenna la situazione si è risolta, sì, adesso siamo amici. L'altro giorno mi ha scritto Luca Ravenna dicendomi: Valerio, senti, io devo pubblicare un video e devo mettere, ti va se metto nel titolo del video il tuo nome e cognome, perché si parla di te in quel video. Io faccio, che ne so, penso di sì, va bene, no, perché è un video in cui io parlo di vari argomenti che il pubblico mi chiede e do delle risposte. Faccio, va bene Luca, non c'è problema. Poi me lo manda, oppure non me lo manda, comunque lo vedo, c'è lui che parla di altro, c'è tutto uno del pubblico che fa: ah, ma ti piace Valerio? No, com'era? Ma Lundini ci fa o ci è? E lui fa: non parlo di persone che voglio vedere morte. E io faccio, ah, vabbè, dai, andiamo avanti. Poi parla di tutt'altro, a un certo punto il video finisce, io pensavo vediamo parte 2 e non c'era. E quindi era Sgargabonzi. Questo adesso te lo farà rendere più amico, penso, Luca Ravenna, questa cosa che hai appena. Però sì, in realtà sì, sì, in realtà sì, 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 ma certo, sì, ma figuriamoci. E invece Sgargabonzi, secondo me, no, non lo so, ma forse no. Ma magari lui non se n'è accorto come non me ne sono accorto io. Ma fagli una telefonata, no, anche adesso. Però non mi. Ah. Vuoi fare? No, beh. No, penso, metti che risponde. Metti che risponde poi. Poi un no, macello. Non voglio essere coinvolto in queste cose vostre. No, sì, sì, l'idea, allora, senti, a me quello mi dà fastidio. Di Rapone, con sta vocina che si mette a fare, che difende Sgargabonzi, non so che. So fare male l'imitazione e i contenuti peggio. Quindi sto facendo delle frasi come quelli che imitano Celentano e fanno: no, perché no, 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 sei forte, no, 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 che non ha mai detto Celentano un discorso. Neanche negli anni sei dopo. Forte. Stefano, vuoi fare quella domanda? Che domande possiamo fare? Ma è già passata un'ora. Quanto manca, infatti? Mazza, no, come vola il tempo quando ci si diverte. Che quant'era? Sono 2 ore e 70. No, per me è vero che sono 2 ore e 70. No, no, adesso siamo arrivati verso la fine. Madonna, scusate. Verso la fine. Oh, tutti quanti l'avete giustamente urlato. No. Ragazzi, ovviamente io vi chiedo scusa. Vi chiedo scusa, sono capitato proprio in un momento dopo Lucca Comics, dopo Ceccherini e dopo Gibi e Maccio. Penso che tracollo totale. Sì. Tracollo totale. Ho rovinato il podcast che seguo. Adesso tra 2 settimane non avrò una puntata da sentire. Se vuoi, io c'ho un momento trash che avevo preparato. Vai. E non l'ho mai fatto uscire fuori. Vai. Però poi serve che io e te parliamo durante questo momento trash, perché c'era tutta una cosa su, vabbè, il tempo che passa, siete stanchi, Stefano, eh. Io era il compleanno di Stefano e questa gag si concludeva con io che portavo una torta a Stefano. C'è una torta per Stefano. C'è. C'è.
Però cioè, poi io e te dobbiamo parlare mentre lui mangia una torta. Ti garantisco che se la mangia. Vai. Ma no, ma davvero? Sì. Ah. È la torta di... Vai, no. Fate entrare la torta. Ma dove vai, Daniele? Stai per caso allontanandoti dal palco? Ma c'è veramente una torta? Quelli di Spotify non scherzando. Sanno che cosa si stanno perdendo. Proprio parla. Ma aspetta. Voglio sentire la mia voce. Ma c'è davvero una torta? Ma c'è... Grazie. È una piccola Sacher Tort con scritto S. Ma adesso esce una ballerina piccolissima da questa torta. Ah, ma la devo mangiare? Sì, mangia. Allora, grazie. Parliamo io e te. No, ma parliamo, facciamo uscire l'uomo Lundini. È passata un'ora e mezza. L'uomo Lundini è uscito alla grande. No, è uscito. La sindrome dell'impostore. È uscito, solo quello. Ma la sindrome dell'impostore è un tema di cui parlano tutti, perché tutti un po' ce l'hanno. Posso dire una cosa? Un pezzo. Io ce l'ho praticamente zero. Però sai perché? Perché per avere la sindrome dell'impostore devi avere successo. E quando sei al livello di successo che io è impossibile avere la sindrome però io ce l'ho sempre avuta. Ah sì? Sì sì, cioè ce l'avevo anche quando facevo le cose per me, quel piccolo riconoscimento che se trovavano mi facevano pensare che sì sì grazie, ma in realtà non l'ho fatta io sta cosa. Ah, tu pensi anche non l'ho fatta io? Anche col disegno, no? Io disegno, quando mi dicono bravo io mi dicono bravo, però penso sì sì, però in realtà io so fare solo questo disegno che ha visto la persona, non è che sono bravo a disegnare. Idem con la musica, bravo, però penso non sono bravo, sembra che sono bravo perché c'è una band dietro e che io so fare bene quelle 3-4 cose, quindi anche prima di questo. Quindi tu ce l'hai proprio? Sì, ma non penso di essere io, sì, Valerio, sì, quello con la sindrome, però ce l'ho. Però sì, quando succedono cose come questa qua del libro con dentro le banconote, io dico ah cavolo, allora è così. No, quando non ho un'idea la rubo. No, l'ho fatto due volte. No, aspetta, due volte, quella della pioggia, te giuro non ci avevo due volte pensato. Che conosciamo, poi magari no, riescono, sì, saranno chissà, tutte altre. Saranno il 100%. No, poi mi è successa invece una cosa. Oh, mi stavo riprendendo. Dai, ora inizia il podcast, ragazzi. Oh. Let's go. Sì, dai, tanto stiamo qua tra di noi. Domani è domenica. E una volta uno mi disse, e qua ti giuro, dice, bellissimo. Oppure non so se me l'aveva criticato, ma aveva fatto i complimenti dicendo ma. Io ho fatto uno sketch in cui a un certo punto nel programma una pezza di Lundini c'era un ospite e io dico a quest'ospite di se questo bicchiere rappresentasse non so quale male del mondo, no? Tu cosa gli faresti? Patriarcato. E tu cosa faresti a questo bicchiere? Lei fa, boh, che ne so, lo romperesti? Lei fa, sì, allora le faccio rompere il bicchiere e poi faccio un applauso. Questa è una cazzata. E poi a fine puntata si vede che lo studio si spegne e io di nascosto prendo questo bicchiere, lo aggiusto e lo poggio su un tavolo, vabbè. E uno mi manda, dice, ho visto quello sketch, bellissimo, ma dimmi un po', ti sei ispirato a Jimmy Bongs, non lo so, un americano? Io faccio, no, non so chi è. Mi manda un link di uno che fa, risolviamo i problemi del mondo, adesso la sto raccontando malissimo, mi perdonerete. E lui disegnava i problemi del mondo su dei bicchieri di plastica e poi li distruggeva con una mazza. E io ho detto, ma che idea è? Cioè, che cos'è? Com'è possibile? Cioè, non è manco... Ma poi li ricostruiva? Ma poi li ricostruiva? No, non lo ricostruiva. Però il fatto che perché scrivi un problema su un bicchiere loro... Che significa? Non significa nulla. E quindi quello proprio non avevo manco sapevo che esistesse questo tizio. Però no, mi ha fatto paura perché lì era a prova di giudice. Che significa a prova di giudice? Però cioè, lì veramente dici, vabbè, l'ho copiata perché... Non significa niente la mia, non significa niente la sua, ma sono uguali. No, ma poi la tua, se non c'è la parte di te che lo ricostruisci, no, è un'altra ma cosa. Ma magari c'era qualcosa di divertente anche in quest'altro. Però mi ricordo che la sua realtà era in lui che faceva questa retorica del un oggetto rappresenta qualcosa di astratto e lo demoliamo. Però quello gli americani lo chiamano parallel thinking, che nella stand-up comedy americana è un tema. Cioè che io e te pensiamo come Bolaño, bravissimo, che l'abbiamo detto insieme. Questa poi la montiamo in modo che l'abbiamo detta insieme e che pensiamo la stessa cosa e sviluppiamo la stessa battuta. Io ho visto un monologo su Comedy Central di un comico americano che sulla macchina che ti si rompe, che tipo sono
80 secondi di monologo identiche a un monologo che faccio io. E dubito che mi abbiano copiato da un comico di New Orleans, abbia visto 15 minuti di stand up. Sai come si dice, le cose sono nell'aria. Le cose sono nell'aria, lui c'ha pure una battuta più bella, cioè, vabbè, ho rosicato. C'ha una battuta che ma fa ridere. Ma se ci pensi, perché non si può? No, si può, non succede niente. Perché non si può fare copiare. Però sei un infame. Beh, perché... Cioè, nella musica si fa. Nella musica, Si fa. No, cioè... ni, però attenzione, quando uscì fuori la cosa che però le Zeppelin fa. Copiavano, che poi in realtà non copiavano, vabbè... Cioè che un botto di tracce le Zeppelin erano tracce già esistevano, sì. Comunque dicevano porco due le hanno copiate, poi in realtà in quella scena era normale copiare le cose, sì, bla 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 negli anni 40, però comunque 50. Copiavano, non è che si può fare, cioè se te dici oh senti che bella canzone e fai J-Laus Rock, io dico guarda vale, bellissima, non è tua. Io so che negli anni sì, però per esempio se te fai un concerto e suoni J-Laus Rock è bellissimo, tutti in sì, ma non è che alla fine dici oh questa non è nostra, forse un po' perché la gente lo sa, perché J-Laus Rock è un classico, ma se te fai Tired and Sleepy dei Cochran Brothers e alla fine puoi anche non dire che è dei Cochran Brothers, tu la fai, fine, applauso. Però perché quella canzone se la senti 10.000 volte è sempre bella, la battuta se la fai tu, io che l'ho scritta non la posso più fare. Ah, ok, bravo. E quindi non si può più fare. Ok, cioè, ok. Chiaro. È proprio così, chiaro. Puramente, che mi hai rubato il mio però lavoro. Però ti sei impadronito di un... Ti sei impadronito, ma però forse è che una battuta è come se fosse una canzone intera. Cioè, non è che no, tu dici... No, ma puoi fare una canzone, puoi fare la cover di una canzone, però, no, la però cover, se fai la cover di una battuta mi stai... Però la cover, tu dici, si sa che è una cover. Cioè, esiste il concetto di cover delle canzoni, non esiste il concetto... di cover delle battute. Ma perché secondo me è quello, se tu fai una cover di una mia canzone e poi io faccio la mia canzone, loro fanno ah guarda che bello Daniele sta a fare la sua canzone, se tu fai una cover di una mia battuta poi io faccio la mia battuta e dico no quello sta a fare la battuta al Derapone, cioè sì. Già la sanno, non ridono più, e quindi mi hai privato di un momento straordinario. Vedi, questa la risata è una cosa del interessante pubblico. Ci abbiamo messo solo un'ora e mezza ad arrivarci. Bisogna in qualche modo scaldare. Bisognerebbe fare prima, ormai è l'ultima mia puntata in qualunque podcast. Fino al prossimo libro che tornerai a promuovere a Tintoria. L'unico podcast che ti vorrà per allora. Sarà. Sì, sì. Ti prego, no, ragazzi, mamma mia, vale, no, va bisognerebbe bene. Fare tipo un'ora di scaldamento senza pubblico. Poi quando arrivano subito Arturo Bolagno, la battuta, copiarla, giusto, sbagliato, sindrome dell'impostore, donne che fanno ridere, e fai una cosa... Così, però quell'inizio, poi quando ho detto quelle cose. Vale, posso dire una cosa? Non devi mai avere paura e vergognarti di dire le cose in cui credi. No, quello sì. E infatti, quello è l'unica cosa che mi fa dormire stanotte. Il fatto che io sia stato sincero per una volta nella vita, parlando anche a nome di Stefano. Non hai avuto paura. No, comunque, vabbè, che ore sono? Vogliamo dire qualcosa di interessante? Non ci abbiamo aneddoti, io non sono stato in galera come Gipi, io non ho fatto una vita normalissima, no, dai, non posso stare su un palco. Non c'è cose buffe che ti sono capitate ultimamente. Non mi chiedete del dittatore straniero preferito, non ce l'ho. No. Non ce l'ho. Dragon Ball non ce l'hai, Dragon Ball, le canne, già ne abbiamo parlato. Discoteca. No, è personaggio dei Simpson preferito. Hans Uomo Talpa. Incredibile. Perché? L'applauso dei 30.000. Perché? Perché motivacelo. No, tra i main personaggi Bart. Ok. Anche Bart proprio la motivazione, perché Bart è il bambino perché... che volevi essere tu da piccolo. Certo. Ok. E che forse a 10 anni ero e con la mia mazza fionda dello skateboard. No, però secondo me i Simpson sono un po' hanno dato a un certo punto solo importanza a Homer Simpson e Bart è diventato un personaggio terziario, cioè non, magari ci stanno puntate su Bart, però mi sembra che è tutto Homer centrizzato, cioè è Homer centrico. Sì, no, non c'ho solo bisogno di carburare le parole, poi ce l'ho. E ho scritto un libro per l'appunto che è pieno di parole difficili. Dico Riefolo al posto di Vento in alcuni racconti, no scherzo, dico Vento. Però perché Hans Uomo Talpa? Hans Uomo Talpa, perché mi divertiva tantissimo, era uno dei pochi che sapevo disegnare a mano libera senza dover guardare la foto. Anche poi tutti i principali li so disegnare, Lisa e Maggie sono più difficili perché c'era
I capelli. I capelli, quelli sono complicati. Invece Bart lo sai, no, come funziona, sono 9 punte. E invece Hans Pomodalpa lo so disegnare, credo ancora oggi. Sì, l'ho appena disegnato sull'aria e funziona. E no, vabbè, mi faceva ridere perché partecipava poco, ma non era mai casuale, non era mai un passante. Forse a volte è un passante, però di solito era sempre per qualcosa che doveva dire. Poi mi piaceva il fatto che avesse 31 anni. Sì. Perché da bambino dicevi, Madonna, ma è vecchissimo. Cioè, comunque è un signore adulto. È un signore adulto che se li porta male. Invece adesso diresti, è un pischelletto. Sì, sì. Cioè, sì. All'età tua. Ha un anno meno di me. Un anno meno di Daniele Tinti. Sì. E voi vi relazionate mai all'età dei Simpson sull'età vostra? Cioè, tipo, tu sei più grande di Marge. Infatti io sto quasi raggiungendo. Cosa? Yes. Sì, sì. È inglese, significa sì. Sto quasi raggiungendo. Sì, no, lo sapevo. No, scusa, 34, Marge Simpson. Che età? Perché che età, Homer ha 39 anni, giusto? Homer ha 38. E 38? Marge? 34. Ma sei sicuro? Che voi siete più vecchi di Marge Simpson? Uh-uh. Porco due. E Homer è tanto più vecchio di noi che non ce ne accorgiamo. Cioè, tipo uno che ci parli e poi gli fa: quanti anni c'hai? Due più di me. Non è che lo so. No, certo. E Lisa ne ha siete più molti. Vecchi di Madonna, sono devastato. È come se mi avessi detto essere più vecchi di mia madre. Sì, perché è quello che perché il quello, personaggio di Maggio è quello. È quella la madre, quella, mamma. Non, sì. Non ho fatto mamma. Un'osservazione acuta, bensì banale. No, però sono devastato. Vabbè, grazie per avermi aperto questo mondo. Entrare nel mondo dello spettacolo oggi significa non poter parlare liberamente di prodotti artistici del nostro paese con la dovuta sincerità, perché abbiamo sempre paura di ripercussioni lavorative. Parliamo di quelli stranieri. I Griffin ti piacciono? Sì. Ok, a te? No. No. A te? Io sono dalla parte del pubblico. Sì o no? Sì. Posso dire una cosa? A voi che avete detto no, dovete morire stanotte. Dai, calmati. Perché Daniele. Voi, Griffin, vi hanno fatto ridere tantissimo e dovete crepare tutti, perché siete delle merde ingrate, tutti. Rapone è uno snob di merda, ma voi siete degli infami, perché a voi vi piacciono i Griffin, però no, perché mi sono visto puntare South Park con la Mantini. Sì, morite sì. Affogati in una vasca della Mantini davanti a vostra madre che fa no, e voi morti Daniele, tutti, non vi meritate niente, Daniele, niente. Non vi meritate niente. Daniele, vi hanno fatto ridere i Griffin, a tutti, pure a Rapone. Non rido, a me piacciono i giapponesi, che i polipi che stuprano, mi piacciono. Sì, quella roba è terribile. Non mi fanno ridere i Griffin, ma vaffanculo, tutti. Daniele, non ecco. Sono d'accordo con te, ma l'hai detto talmente bene che sono d'accordo con te. Grazie. Cioè, io ero scuola Rapone, però questa. Hai detto una cosa con un vigore e una forza che mi hai convinto. Sai quella frase, non sono d'accordo con te, ma darei la vita affinché tu possa dire quella cosa? Mai darei la vita perché uno dica una cosa per cui peraltro non sono neanche d'accordo, ma stiamo scherzando. Però tu l'hai detto, è vero quello che dici te. Grazie. Però i Griffin non mi piacciono, ma... No, però ci sta no, che però... non vi piacciono perché voi siete più vecchi di Marge Simpson. Guarda, l'hai detto con una siete rabbia. Da buttare. L'hai detto con una rabbia crucianiana. Grazie. Mi ha ricordato la puntata... Ho cambiato idea. E io sono stato crucianiano in questo, in un episodio vedi, della Zanzara. E questo è perché ha vinto la Meloni. No, la Meloni ha vinto fine. Perché... La Meloni ha vinto perché ha vinto il perché migliore. Perché Daniele quel giorno non poteva votare. Esatto. E perché quel giorno noi due potevamo. Anche questo è vero. Comunque, lo sai che sto meglio, è diventato bello il mi dispiace che il pubblico deve rimanere un'altra ora perché taglieremo tutta Daniele taglierà tutta la prima parte. No, ci fu una puntata della Zanzara che mi piacque tantissimo. Era il giorno in cui non so se vi ricordate, ci fu un caso in un film di una produzione italiana, cercavano un ragazzo affetto da sindrome Down, non so sì. Come si dice, comunque è un Down Beh, questa non era una battuta. Non era una battuta. Quindi. Era un down. Era proprio un down. Cioè, serviva un down per un film e la richiesta della casting director era: ci serve un ragazzo down che faccia tenerezza.
e si scatenò un putiferio. Un putiferio, perché come vorresti dire che... No, oh, vabbè, però ragazzi, ragazzi, uno non può prendere il via e ogni volta avere delle zavorre perché ti è... Cosa cerchi? E cercavano un down, la gente ha detto: ma come vi permettete? Volete dire per caso che i down fanno tenerezza? Vergognatevi, la gente indignata, no? Si indignavano già all'epoca. E questa cosa si creò la cosa. Io però dicevo: ma scusa, se lei intendeva dire che i down fanno tenerezza, cosa che io non credo, cioè un down fa tenerezza se fa qualcosa di tenero, come Daniele Tinti non fa tenerezza. Se Daniele Tinti regala la torta a Stefano Rapone e gli dice ti voglio bene, mi fa tenerezza, ma non è che è down. Se fosse stato down, mi avrebbe fatto tenerezza in quel momento, no? Poi Stefano non l'avrebbe mangiata, probabilmente. Allora, se questa signora che faceva i casting avesse pensato che i down fanno tenerezza, non avrebbe scritto quella cosa, ha detto cercasi down, punto. Se lei l'ha scritto era proprio perché lei non li ritiene per forza teneri, come ha dimostrato quello con gli occhiali da sole, che ha detto io t'ammazzo. Allora inizia la zanzara e io mi sfregavo le mani per vedere cosa diranno i miei unici due eroi su un caso del genere. A un certo punto, con sorpresa, vedo Cruciani che non era d'accordo con me. E faccio, ma come? Cioè, non esiste tesi più crucianiana di quella che ho appena sciorinato. E Cruciani comincia a dire, ma questi sono dei deficienti, ma che cazzo dite, un down che fa tenerezza, ma fatemi il piacere. E Parenzo, non so se conoscete La Zanzara, è una radio, è un programma radiofonico che io seguo spesso, io anche Gibi, un ospite che è sicuramente la più interessante di me. E, perché anche lui ha parlato della Zanzara qua, sì, sì. Ricordi? E allora dico, perché Cruciani non è d'accordo con questa tesi? E mi ricordo che Parenzo diceva, ma scusa, ma proprio tu non sei d'accordo con quella che ha scritto i casi? No, questa è una deficiente. Ma scusa, gli dice Parenzo, se lei ha scritto che le serve un down che faccia tenerezza, vuol dire che lei non pensa che tutti i down fanno tenerezza, ma gliene serviva uno per una scena in cui deve portare una torta. E allora lui ha detto, hai ragione, ho cambiato idea, sono dei coglioni quelli che si sono offesi. E quella cosa per me fu uno Stargate che si era aperto, ha fatto tipo... Puff. Ho detto, cioè, che ha cambiato idea e l'hai fatto te con me adesso, con questa cosa dei Griffin. Sei stato bravo. Grazie. Hai detto una cosa vera, siamo degli snob, però i Griffin non mi sono mai stati simpatici. Le facce proprio, non mi metterei mai una maglietta con disegnato uno di loro, no? Forse Stewie Griffin. È vero, quello è simpatico, perché però... Infatti, poi volevano essere scorretti a tutti i costi, senza per forza un'idea. Cioè, no, vabbè, non sto banalizzando un lavoro di un team di autori, però non lo so, quanto è bello parlare male di cose che non conosceremo mai. Non ci sarà mai un giorno che andiamo... Seth MacFarlane che fa, sì, certo, in quella puntata di Tintoria Rapone mi ha distrutto col suo silenzio. Vi è mai capitato di incontrare persone del mondo dello spettacolo per le quali non avevate stima e che invece vi hanno mostrato stima? Sì, però persone ovviamente minori, perché come dicevamo prima il livello è basso. Minori tipo? Non lo posso dire perché già, sono persone che ho attaccato pubblicamente e che poi privatamente hanno detto però ti è mi hai fatto male. A te che invece è un successo più... Certo. Tu, l'ospite, la spalla di Tinti, sei più famoso secondo lui. Beh, guarda, vabbè, come carta canta, contano solo i followers. Marco. Ah, ok. Salutiamo Marco Canta. Sì, che poi lui è sia Marco Carta che Marco Canta. Madonna, che podcast da paura, se non fosse stato per quell'inizio di un'ora. È partito in ultima posizione, ma ha scalato la classifica. Sai, scrivevano geni sotto, se non fosse che nelle prime ore eravamo... Ma che è sta roba? Mamma mia. No, invece quelle è prime bello, ore sono dici, qualità. Vabbè, sì, sei sì, il sì, maestro del montaggio, che non fai mai. Non ogni volta faccio... questa la tagliamo, questa non l'ho mai sentito tante volte, questa la tagliamo in una cosa che era già in onda, e come in Tintoria. È il segreto del mio successo di basso livello. Io ogni volta che vado in giro con Rapone e incontriamo qualcuno ci fa sempre poi fa oh complimenti, gli fai i complimenti a Rapone perché Rapone piace. E però ti capita mai che uno che dici mamma mia questo proprio, ah sì forse la so, però
E questa, ad esempio, è un vicolo chiuso perché non puoi dire chi è. Però ti è capitato che qualcuno che a te non piace ti ha detto che è un tuo fan e che ti ama artisticamente, uno che non ti piace. Ma non mi viene in mente. Griffin, arriva Griffin e ti dice mi piaci, tu che fai? È grande. Cambi idea su di lui? No, gli dico sei un grande. Quindi gli dici una bugia? Certo. E non ti senti un po' in colpa? No, lo faccio in continuazione anche con le persone normali. E invece uno che stimi tantissimo, no? Sì. Chi può essere? Simpson. Sì. Ti dice grande rapone, tu che fai? Incassi o io dico pure io, anche io ricambio, certo. E se un giorno i due stanno vicini e ti dicono all'unisono complimenti, che fai? Grazie. Grazie a tutti e due? Sì. E non ricambi con uno e non con l'altro? E poi in privato dico comunque grazie a quello, a quello. Fai tipo grazie ragazzi, poi con te dopo ci siamo. Esatto, esatto. Cioè vengo pure io, no. No, ma devo dire una cosa a questo. Ciao. Sì, tu non lo faresti? Sì. No, in realtà no, mi vergogno. A me la persona che a me piace tantissimo, una volta ha fatto tantissimi complimenti e io sono stato zitto. Perché mi imbarazzavo, perché poi dovevo dire. Forse puoi dire chi è, visto che è una cosa solo positiva. Roberto Benigni. Ah, vedi, lo salutiamo. Che se vedrà questo podcast cambierà idea. Forse potrebbe venire a ma come fascista! Io pensavo che scherzava. Lui poi vabbè, potrebbe venire al podcast perché lui. Tra l'altro ho fatto Pignetti. Anche sta cosa. Scusami, vabbè. No, lui mi ha fatto tantissimi complimenti e io stavo così. E c'era Ceccherini quel giorno. Quindi c'è sempre Ceccherini. C'è sempre Ceccherini. E io non sa, cioè mi vergognavo perché dovevo poi dire. Oh, comunque, cioè, alla fine pure te, insomma, ha fatto un sacco di cose. Però che come glielo dici? Cioè, talmente benigni. Vabbè, ci sta, è un imbarazzo. E poi ho pensato, e se un giorno ho parlato male di Benigni, glielo dico? Hai parlato male di Benigni? No, però magari, che ne so, da ragazzino vai a vedere La vita è bella, dici, bah. No? Tutto falso. No, com'è? Tutto falso. No. Qui, vedi, perché poi il podcast era andato bene, poi Stefano ha fatto un accenno al negazionismo, è partito un applauso. Sì, sì. Ma è quello che vuole il pubblico. Ma prima quando ho fatto quella cosa, sì, quando ho detto che noi siamo veramente fascisti, c'è stato l'applauso, no? Sì, sì, sì. Ah, vabbè, io me la stavo ricordando come una cosa del gelo. Invece no. No, no, è andata cioè, Edoardo Ferrario che è preoccupato di questo, sto parlando di fatti personali di persone. È name dropping Edoardo Ferrario no, o è una persona si nota? Si può dire, si può dire. Sì, ok. Dire Federico I si già parlare degli amici. Edoardo Ferrario è istituzione. È collega, sì, sì. No, perché lui ha fatto una battuta molto divertente del suo spettacolo. Che non ripeto perché sennò gliela rovino, che di solito fa molto ridere e l'ha fatta una volta e non ha riso nessuno, gli ha detto sta cambiando il paese e, cioè nel senso che c'è più sensibilità, però abbiamo quell'applauso di prima, ci ha fatto capire che alla fine forse Edoardo ha sbagliato, il pubblico invece forse solo quella sera, forse quella battuta sera non è entrata, no, però ci ha messo un po' di paura perché vabbè, questo tagliamo e me ne posso occupare io del montaggio di questa puntata? No. Tu sono molto libero sti giorni, non devo fare niente. No, però prima di tutto questo non è vero perché tu lavori troppo, questo io lo ritengo. Per la tua salute dovresti lavorare di meno. Questa è un'opinione mia su tutte le persone. Mi servono un sacco di soldi, Daniele. Su tutte le persone del mondo. Mi servono un sacco di soldi perché ha detto Stefano Mancuso che nel 2070, probabilmente saremo già morti, le temperature di Roma saranno equivalenti a quelle di adesso d'estate a Tunisi. E quindi il mio obiettivo, a parte strappare le cose delle magliette, Spotify, mi sono strappato dalla maglietta un coso, mi devo comprare una casa in Svezia, ti ricordi? E però per comprare la casa in Svezia servono dei soldi e io vorrei comprarla ma essere comunque ricco in Svezia. Non voglio tipo comprare la casa in Svezia e poi mangiare i Vasa e basta. E quindi no, per questo, madonna mia, santo cielo. Oh, vabbè, le bestemmie ma poi le che strappano succede? Di bocca. Ma poi che succede? Cioè, che succede? Loro stanno così, cioè tutto fanno questo. Secondo me, ti dico, l'analisi è che si poggiano i bicchieri vicino ai piedi e poi pim pim pim. È l'unico modo possibile. Sì, sì, perché, sì. Sì, esatto. E lavoro, parlavamo. Tutto bene, taglialo grazie. Taglialo un po' il podcast.
lascia gli imbarazzi, lascia la cosa del facile, però qualcosa asciugala, te lo dico proprio per noi. E guarda, te. Tu comunque devo vendere il libro, il Foto mosse di famiglia immobile, il mio secondo libro. Sono tanti racconti, alcuni belli, altri meno, ma la maggior parte sono belli. Stefano, ti è piaciuto? Leggendolo su PDF. Ho letto i primi due capitoli. Daniele, ti sono piaciuti? Carini. I primi due ti sono piaciuti? Carini. Meglio questo o il tuo, quando uscirà? Meglio il mio. Sì, quando uscirà? Subito dopo LOL 3. Però non, ah, non so, certo, perché non è collegato forte del successo di questo programma, sì, magari sì. La gente si sensibilizza sull'umorismo in generale, esatto, esatto. E dice, vediamo altri comici che non stanno in LOL, Stefano Rapone. Sì. Daniele, tu che probabilmente non parteciperai a LOL perché non fai che dire di non essere degno. Certo. Lo faresti? Gratis parlo. No. Ok. Pagato normale, non tantissimo. Sì. Ok. Sì, perché... Cosa ti piacerebbe fare e cosa avresti paura? Avrei paura di fare cose brutte e mi piacerebbe fare cose divertenti. Questo è il mio approccio a LOL. Però ti posso dire... Hai più paura di fare cose brutte o di scoppiare a ridere per fare cose facili? No, beh, io... mi piacerebbe scoppiare a ridere, cioè nel senso, se ci fosse un clima dove tu stai là, ah, oddio, ho perso, e poi te levi dal cazzo. Però perdi subito. Sì, però tutto sommato, cioè, sta cosa di non ridere è devastante. Cioè, la vera cosa brutta è LOL che te stai là, cioè, invece vorresti ridere, sei con comici che stimi quasi tutti, diciamo, perché poi in ogni edizione di LOL c'è uno che dice... Vabbè, uno lo conosci. No, vabbè. Però che Rapone non abbia fatto LOL... Non abbia ancora fatto, stai tu non parlare che devi vendere casa poi. Finché non dice niente lui. Esatto, non diciamo niente noi. Ma sai quando è che potrei fare LOL 3, 4, 5? Sì. 5. Mi so, ti ricordo che devo dire. Perché mo tra 2 settimane posto su YouTube il mio spettacolo vecchio. Aha. E quindi poi tutte le persone che stanno vedendo questa puntata lo andranno a vedere su un altro canale che si chiamerà Daniele Tinti, perché il canale del podcast è cambiato. E lì cioè poi capito... Lì poi sindrome dell'impostore. No, però è bello. Sì, lì c'è una battuta. Io l'ho visto. C'è una battuta copiata. Sì, sì. Da chi? A un comico che non c'è più. Allora. E quindi andatevi a vedere lo spettacolo, ditemi se capite qual è. È anche un modo per tenerli in vita. Sì. Io prima io e lui abbiamo detto, signori, si nasce e io lo nacqui. Lo nacqui. Una citazione. Il principe. Principe della risata. E... Totò, peraltro è morto anche lui. Ah, lui sì, 2018. Come è morto? Prima è morto di cecità. Ah, sì, cioè come si muore? Non ci vedeva più. E quindi ha detto l'ultima frase che ha detto. No, veramente. Cioè, almeno stando a un articolo di giornale. Poi vabbè, i virgolettati sappiamo che insomma non riportano mai la frase come è stata detta, specie se la dice un giornalista. Però lui pare che in macchina disse una cosa come: sto morendo, portatemi a Napoli. E lui stava già a Napoli. Sì. Però non vedeva, quindi. Perché era cieco. Detto: portatemi a Napoli. Perché la cosa era. C'è proprio. C'è un articolo, c'è proprio una foto di un giornale che ho scritto: Totò, prima di morire, sto morendo, portatemi a Napoli. Perché l'usanza vuole che vedi Napoli e poi muori. Se sei cieco. Non, stai là. Non puoi morire, l'ha trovato il loophole, sì. Dice portatemi a Napoli che finché non la vedo non muoio, e quindi avanti a ridere tutta la vita. Lo sai qual è il modo a Napoli per capire se vedi o no? Non è una battuta, parte come una battuta, ma non è. Uno ti fa quando so chest e tu dici doie, e lui fa che significa? 2, no sono 4, e là non ci vedi, ha fatto così e poi... Ed è morto tantissimo tempo fa, perché a me era sorpreso il fatto che Totò era morto molto prima di quando ero nato, perché di solito tutti i personaggi del cinema erano morti poco prima o poco dopo. Poco dopo. Invece Totò era morto prima. Che anno è morto? Prima di tanti dei nostri genitori. Non lo so, quando era morto Federico? Nel 67. 67? Era vivo solo Rapone. Non si è fatto il 68. Però te lo immagini, Totò. Sì, è il 68. Bello. È il 67. Che protesta. Totò figlio dei fiori. Non l'ha potuto fare. Non l'ha potuto fare.
però possiamo immaginarlo. Ragazzi, esilarante. Io sto, cioè io comunque a me Totò mi fa ridere. Totò sempre, certo. Sì. Sì. Totò a me purtroppo Griffin. Film che... meno bello di Totò per me Uccellacci Uccellini. Di tutti, pure di Totò Turco Napoletano. Perché non lo capivo da bambino, mi faceva paura. No, mi faceva paura Totò Diabolicus, possibile? Quello mi faceva paura perché c'era un Totò assassino. Totò, ve lo ricordate? Non so se qualcuno ha visto Totò Diabolicus. Vagamente. C'era Totò che faceva vari personaggi, tra cui questo Totò Diabolicus, che era una specie di Diabolic, col pugnale che ammazzava altri Totò, tipo Eddie Murphy quando fa il professore matto. E mi faceva paura tantissimo perché dicevo, ma come, se mo pure Totò ammazza, io chi me sogno la notte? E quindi mi faceva paura tantissimo, anche perché... faceva paura sia quando interpretava quelli che morivano, che c'è stato Totò che faceva le cose sue con la testa, poi faceva, si abbassava e c'era una lama conficcata nella schiena, e sia quando faceva quello che accoltellava, faceva molta paura. Poi c'era Siamo Uomini o Caporali, che è il mio preferito e anche quello che mi fa piangere, perché c'è lui che vive varie vicende nel corso del periodo della guerra, e sempre innamorato di una ragazza che non lo corrisponde pur volendogli molto bene, quindi viene... frenzonato che in napoletano si dice o frenzuniel coa pummarola, e il cattivo, cioè il caporale, perché in tutti gli episodi c'è sempre un caporale nel primo episodio è un caporale, negli altri sono datore di lavoro, un boss del mondo degli attori, uno che ci prova con la sua amata, che è sempre interpretato da Paolo Stoppa, famoso per essere stato Mastro Titta di Rugantino. Il mio libro si intitola Fotomosse di famiglie immobili. Lo potete trovare online. Ma ci fai un disegnetto? Sì, certo, se volete vi faccio il disegnetto. Li ho fatti anche a Lucca Comics, ma li faccio più volentieri qua perché mi sento in colpa. ma profondamente in colpa. Non sono mai stato così... Mi sento male perché penso di avervi rovinato il podcast. No, però questo forse... Non devo guardare Stefano quando dico questa cosa, perché questo lui non mi consola, fa così. No, però sì. Questo direi che è il finale migliore questo possibile. Questo è il finale. Un po' sì, però fate... ci sta. No. Ci sta. Fate un applauso a Valerio Lombini. Daniele Tinti e Stefano Rabone, grazie mille. Potete trovare il libro ovunque. Un applauso a voi che siete venuti, a Snodo che ci ha ospitati, ringraziamo The Comedy Club. Grazie. Ancora a Valerio, buona serata a tutti, buona serata Daniele. A tutti, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao. Daniele Tinti e Stefano Rabone, grazie.